tu pallone, pure guai ciò che scurda, ciò vita e maragone, polazza io vorca, chi ci vuole sotto la lava, chi ci chiama da corruno, questo cuore chi mi amore, mi spugni ma da schiatta. Parla malamente, dica si leggere, fisciuno può capire, l'amore cacerato, sangue, sangue, sei subito ammiscata, ammira gelosia e fa parlare vagante, in mala lingua sai, ce ne stanno tanto, stati cagni nuovo, dedica a te, ovvero non ci santa, Napoli si ordè. Buonasera amici, ben ritrovati a una nuova puntata di Terzo Tempo, una rubrica settimanale dedicata al Napoli e alle varie tematiche che ci propone il calcio italiano e il calcio napoletano. Questa sera ne parleremo tra l'altro di un paio di queste tematiche, li tratteremo perché sono di interesse recente e anche importante tra l'altro. Allora, prima di passare la linea alla mia collaboratrice fedele, fedelissima collaboratrice, presentatrice Roberta Di Rienzo del gruppo Quelli che il Napoli, io volevo ricordare a tutti che questa trasmissione domani andrà in differita sul digitale terrestre, su Nuvola TV, canale 859 del digitale terrestre alle 21:15. Detto questo, ripeto, vi presento gli ospiti della puntata. Abbiamo Roberta Di Rienzo, Quelli del calcio, il gruppo di Quelli che è il Napoli. Del Napoli. Quelli che il calcio, lasciamolo stare perché il Napoli rappresenta il calcio, solo il Napoli. Bravo. Buonasera, buonasera Roberta. Buonasera a tutti e ben ritrovati qui a Terzo Tempo. Un magnifico ospite, lo scrittore, il giornalista, il grande Angelo Frogione. Grazie per essere intervenuto. Buonasera Angelo. Grazie, troppo buono per il magnifico, mi accontento di qualcosa di più modesto. Grazie, grazie per la presentazione. Grazie. Allora, e come non rimarcare il ritorno in trasmissione di Pina Libretto, della carissima Pina Libretto. La mitica Pina Libretto. Sì, anche lei una delle amministratrici di Quelli che è il Napoli, colonna portante del gruppo di Roberta di Rienzo. Abbiamo, come lo presento a Gigione Maestro? Piccolo Pippo. No. Ma di cosa parliamo? Allora, ma di cosa parliamo? A Gigione Maresca l'ho messo con la testa nella coppa. Il segno a sorpresa, esce dal calderone. Dal calderone, il segno di vincita, magari che quella coppa sia, quella testa nella coppa sia ben augurante a maggio. Non è a caso, buonasera a tutti. Allora, Gigione Maresca, editorialista di Positano News e altro,
del sito, no, allora se sintetizza basta, posso dare un'idea. No, ho detto tutto. Allora, il resto, se lo volete sapere, ve lo dico la prossima puntata. Così. Allora, però, e dopo abbiamo Claudio Pellone, amico e giornalista di pianetanapoli.it. Buonasera a tutti. Buonasera, ben ritrovati. Allora, partiamo subito col primo punto. Lasciamo un momento in disparte le tematiche di cui vi ho parlato io, perché è d'obbligo parlare della settima vittoria del Napoli, del primato del Napoli in classifica. E quindi dico, settimo successo consecutivo in campionato del Napoli, ottenuto con una difficile quanto importantissima vittoria in rimonta per 2-1 anche allo Stadio Franchi contro la Fiorentina. Sfida sempre equilibrata, a tratti avvincente e con più di una palla gol o occasione da una parte all'altra. Passo la palla a proposito di palle di gol, passo la palla a Roberta, il primo parere tuo e poi gestisci il giro tra gli ospiti. Allora, buonasera di nuovo a tutti. Niente, la settima vittoria io l'ho nominata Napoli, le sette bellezze di Napoli, perché sono state sette partite per noi tifosi bellissime dal punto di vista dell'emozione e del calcio, perché insomma abbiamo visto veramente finalmente un Napoli forte, determinato, cattivo, cazzuto in campo, insomma un Napoli tranquillo, non più ansioso, per cui questa vittoria, magari anche un po' sporca perché il Napoli comunque un po' ha sofferto contro la Fiorentina, è stata una vittoria da godimento, perché tutti quanti si aspettano che il Napoli prima o poi cada e noi invece siamo lì in bilico e teniamo duro, teniamo durissimo. Angelo, come l'hai visto? Do subito la parola ad Angelo, perché Angelo è il nostro ospite eccellente, meridionalista. Perdonatemi un attimo. Dimmi. Vedo che mi hanno interrotto il video, non so, vedete su Facebook, dice il video è terminato, riprenderà il più presto possibile. Ma hai messo però... live? Sì, allora, ci sei live. Sì, come no. Sì. Vabbè, comunque poi me la vedo io. A te, Angelo. Sì, partita quella di Firenze che ha dimostrato come il Napoli sappia in questo momento gestire le pressioni, perché è una squadra che gioca spesso, sovente, dopo le avversarie. Esatto. Domenica ha giocato dopo l'Inter. L'Inter ha vinto una partita, insomma, un po' particolare, abbiamo visto come sia stata in qualche modo favorita, senza voler fare discorsi troppo dietrologisti, ma è evidente che quel fallo di Handanovic è stata una furbata nella quale o l'arbitro è cascato o comunque insomma ha voluto rispettare il blasone dell'Inter, no, insomma, e da lì poi è scaturita la Angelo vittoria. Io ho due interisti in casa e tutti e due hanno detto che insomma c'è stato molto culo partita dove l'Inter ha giocato malissimo. L'importante riconoscerlo, perché non tutti, esatto. Poi dalla parte nerazzurra ho visto che non c'è stata molta onestà in questo senso, però quei due tocchi malandrini di Handanovic, uno con il gomito, l'altro con il tacco, mi pare che insomma si possa discutere poco. Era un'istruzione netta, insomma, e quindi si restava in 10, l'Inter restava in 10, non vinceva probabilmente quella partita, e quindi vabbè, al di là di questo è un po' tutte le domeniche di queste sette prime giornate che Napoli ha giocato con le avversarie, quindi il fattore sul quale poi bisogna discutere è proprio questo, che il Napoli sta reggendo le pressioni e lo sta facendo anche in maniera abbastanza serena. Mi piace sottolineare quella scena di Politano che si porta l'avversario sul fallo di fondo, sulla linea di fondo, lo spinge fuori, la palla e esulta come se esulta, bravo. Per favore, ci sono degli echi, dei ritorni. Chiudete l'audio, solo Angelo Forgione può parlare. Dopo li aprite quando tocca a voi, perché ci sono dei ritorni.
E quindi per chiudere questa prima riflessione, mi pare che quella scena lì ci dimostri quanto il Napoli in questo momento sia, come ha detto Roberta, cazzuto, ma in realtà questo è un vocabolo che usa molto De Laurentiis, e abbia voglia di vincere le partite. Per cui buono questo inizio, vediamo di restare in questa forma e con questa testa soprattutto anche dopo la sosta. Benissimo, allora a proposito di testa, mi dai un assist, io passo la parola alla mitica Pina Libretto, che sulla testa, sulla mentalità ci tiene molto a puntualizzare. Queste vittorie vengono da una mentalità o più che altro da una tecnica, da una guida tecnica più ragionata, più sistematica che il Napoli? Ma c'è qualcosa di sette vittorie su sette, cosa che da tutto ho letto siamo gli unici in Europa ad aver fatto questo inizio così. Penso che prendere forza da questo, sicuramente abbiamo tutta qualità sul campo, ragazzi che hanno tante qualità, abbiamo un allenatore esperto, quindi un allenatore che sa che studia, che sa, per esempio il fatto che lui abbia copiato tra virgolette quel calcio che ha stato da tempo, capire quanto lavoro c'è dietro tutto quello che vediamo in campo, quindi Spalletti è un allenatore di tanta esperienza che sicuramente sta dando molto. Pina, perdonami, sono obbligato a dire che c'è un eco e non si sente niente. Per favore, chiudete tutte le pagine dei social, chiudete Facebook. Anche dal telefonino. Chiudete tutto, perché sennò è inutile fare la trasmissione, perché non si sente completamente nulla. Detto questo, prima di proseguire, diamo il benvenuto a Francesca Aiello, magnifica presentatrice, stupenda ragazza. Del gruppo Un giorno all'improvviso. Benvenuta. Alla mia età, che non sono abituato, è bellicuaglione perché me ne sono dimenticato. Allora, oggi siamo quasi in pareggio, diciamo, tre bellissime donne, mi metto anch'io in mezzo. Grazie Vincenzo, grazie a tutti, vi abbraccio, vi bacio e saluto tutti, saluto Claudio, il mio amicone ormai da tanto. Ne approfitto per salutare ovviamente anche te Roberto e Vincenzo, grazie infinite per l'invito, perdonatemi 10 minuti di ritardo, non c'è problema. E saluto anche Angelo Forgione. Angelo, non so se ti ricordi, papà ti aveva contattato verso aprile di quest'anno che dovevamo fare una diretta insieme, solo che poi dopo per problemi personali non l'avevamo fatta più. Quindi se problemi non ti personali ricordi, miei o di tuo padre? Miei. Ah, tu li hai risolti? Li hai risolti? Bene, e allora dobbiamo fare una diretta. Bravo, Angelo, sei stato ufficialmente contattato adesso, dai, esatto, ci sono i testimoni. E saluto anche Gigi e Pina, vi mando un abbracciatone e saluto tutti coloro che ci seguono. Benissimo, allora Pina, hai parlato di quel calcio d'angolo del calcio piazzato del quale è uscito il gol di Rachmani, che è un'azione che Spalletti l'ha quasi commissionata dalla panchina. Sono questi i dettagli. Passo la parola a Claudio. No, perdonami, Roberto, non ha confezionato, ma ha ingannato pure gli avversari Spalletti. Sì, ma c'è un gol del Dortmund uguale. No. Ha detto, praticamente, ha fatto il furbetto, ma è bene così, insomma. Ha gridato a Insigne, no, ha rimproverato Insigne, una farsa, perché doveva battere Insigne, quindi l'ha rimproverato, tutti erano concentrati su Insigne, su questo rimprovero, su questo, cioè, ha detto batti di destro, batti tu, all'improvviso è partito Zielinski, è stato meglio per noi, scusatemi. Certo, appunto passavo la parola a Claudio, cioè questo gol del Dortmund, se non erro, che è uguale, no? Abbiamo visto un po' girare sul web, e quindi è proprio una tattica, non, diciamo un po' come devo dire, recitata sul campo. Non ti sentiamo però. Gli attivi la voce, il microfono? Scusami. Fatto ecco, io. Ok, perfetto. L'ho staccato io, scusami. E sì. Questa è una prerogativa proprio di alcuni componenti dello staff di Spalletti che hanno il compito, o magari per divertimento, guardano altre partite e vedono questi schemi che sono veramente belli e che ingannano gli avversari.
se ricordiamo, c'è stato anche il gol di Rachmani su assist di Koulibaly, che è stato uno schema studiato, e anche quello si è visto in Europa. Ora mi sfugge la squadra, ma comunque il fatto di studiare le altre squadre va bene, perché faranno la stessa cosa anche con noi. Benissimo. E quindi sono meno... Claudio, ti voglio aggiungere anche una cosa, non solo questo, ma finalmente il Napoli quest'anno si è dato un'organizzazione capillare, certo, a livello di, certo, staff. Cioè, nel senso, certo, mai visto, ultimamente mai visto a Napoli. Allora, c'è un aiutante di Spalletti che si occupa dei calci di punizione, delle palle da, certo, fermo, un altro, addirittura del pressing, si usa, cioè, insegna solo pressing, un'altra fase del gioco. Cioè, ci sono dati un'organizzazione capillare che sta portando dei risultati. Questo, sì, anche la gestione delle risorse, diciamo, fisiche durante la partita sono ben gestite. Queste sono innovazioni, e ciò significa che quando ti dai una struttura all'interno della società come si deve, hai soltanto dei benefici. Allora, meglio dire meglio tardi che mai. Queste sono delle soluzioni che portano benefici ai ragazzi, benefici alla classifica e a tutto l'ambiente. È una situazione da valutare bene, perché quando ci sono persone al posto giusto che riescono a dare le classiche istruzioni anche in partita, anche in corso di partita, è importante, è fondamentale, perché non fanno altro che imporre fiducia nei ragazzi. Questo è un modo di agire che comunque porta solo benefici. L'abbiamo visto. Quante volte è capitato che il Napoli in queste sette partite è andato sotto e ha dovuto recuperare? Vedi Firenze, o vedi un'altra partita che adesso mi sfugge, il Napoli ha dovuto recuperare e non è mai sembrato una squadra abbattuta. Non c'era colui che urlava da bordo campo e faceva la telecronaca, ma c'era un uomo che parlava, ragionava, invitava alla calma, e i risultati si sono visti. Cioè, certo, ci voleva, certo, tanto? Ci voleva tanto? Questa è la domanda che si fanno tutti. Gigione, ci voleva tanto? Oddio, no, vabbè. E qua abbiamo... Io ho pensato una battuta per entrare, però... come mi conosce bene, abbastanza bene, Vincenzo, voglio prima salutare le signore con i permessi. È un po' la linea, non è un buon collegamento. Di Claudio. E però, ascoltando voi, pensavo alle sette partite, pensavo anche ai momenti più difficili del Napoli. E ho pensato, prima, ascoltando sia Claudio che Angelo, tutti quanti voi, pensavo, non è buona la linea? Ogni tanto si impenta. Devi parlare più forte. Io mi sento bene. Sì, vai. Mi sento bene, pronto? Vai. Hai toccato il microfono, Gigione. Niente, vai. Sei un disastro. Più forte. Allora, 30 secondi, così sono rapido. Gli elementi per fare bene risultano da tre parole: tranquillità, fiducia e esperienza. Noi abbiamo qui, permettimi, Pina. Ho toccato il mio, non ho toccato niente. Non mi sentite bene? Ogni tanto è come se. Allora, noi abbiamo qui Pina Libretto, perdonami della battuta, ma noi abbiamo un allenatore con la patente, un allenatore che ha fatto bene in piazze difficili, ha dimostrato già nella fase di precampionato che ha impostato una squadra con una mentalità
possibilità, una tattica vincente già contro il Bayern, ma tutti dicevano che praticamente il Napoli con le non si sente. No, allora cerca di mettere a posto l'audio, passiamo a Pina Libretto. Abbiamo Pina. No, Pina ha già parlato, dobbiamo fare il giro meglio. Adesso Francesca. Adesso senza Pina, cuffie. Adesso la linea sì, Pina già allora, parlato. Francesca, senza cuffie. Francesca, abbiamo sentiamo. Aspetta Gigiorno. Allora, abbiamo appreso che Gattuso aveva il foglio rosa e Spalletti alla patente. cosa ne pensi? Questa metafora mi piace in realtà, perché quando noi facciamo le dirette, molti appunto, come ha detto anche Claudio, dicevano Gattuso faceva la telecronaca, con Spalletti invece il diverso, però questo foglio rosa e patente pronto, non mi piace. Sentite? Questa me la rubo sì. Nella mia diretta. Ti sentiamo Gigione? Adesso ascoltiamo un attimo Francesca. Esatto. Vai Francesca, vai. Allora, sono d'accordo, nel senso che io ero un po' titubante per Spalletti, ma non tanto come allenatore, ma per il rapporto che poteva avere con il presidente, perché comunque sono due uomini molto forti caratterialmente. Dopo sono stata stupita, almeno per ora, poi non voglio dire le ultime parole famose, però sono stata stupita positivamente perché dall'inizio comunque siete sempre tutto bello e tutto un matrimonio felice, il problema è dopo. Però sono d'accordo che Spalletti secondo me è l'allenatore giusto, anche perché abbiamo visto un Napoli totalmente diverso, secondo me è un Napoli proprio avvincente, maturo, riesce ad affrontare le partite anche quelle un po' più toste, vedi con la Fiorentina che siamo andati sotto e poi dopo abbiamo fatto il pareggio e siamo riusciti ad andare in vittoria. Io ho visto un Mario Rui ad esempio con Spalletti che era un Mario Rui che non vedevo da tempo. Ma volevo dire una cosa, meno nervoso, una parola. Vai, una parola. La possiamo dire la parola? Dilla. Però sei bloccato. No, Gigione ha un collegamento da zona. Cioè, con il ritardo. Hai fatto l'abbonamento a zona per caso? Ora non ti si sente proprio. Ciccio, ti do un consiglio: la prossima settimana vienimi a trovare a Milano, la facciamo insieme a Milano. Sorrento è magnifico. Non c'è linea a Sorrento, ma abbiamo sempre problemi. Con Gigione, purtroppo, abbiamo sempre problemi. Gigione, potresti mettere dei cartelloni? Leggiamo. Vabbè, allora, comunque continua. Francesca ha detto una cosa importante, che con Spalletti la squadra è diversa, insomma si vede sotto il lavoro di Luciano, di questo allenatore, che insomma qualcuno aveva qualche remora, qualche preoccupazione per il rapporto con i giocatori, eccetera. Ma in realtà qui si parla di lavoro. Personalità e identità, esatto, quindi maturità, esatto. Personalità e identità. Ma, bravo. Su questi tre, diciamo, capisaldi, insomma, di questa squadra, si sta maturando un'identità di squadra, un'identità ben precisa, una squadra che non va mai in affanno, neanche quando è sotto di un gol. Con me, una sola parola, sì. Una sola parola, ragazzi. Ma il problema è che la parola non si sente, non è che una sola, puoi dire pure due. Vabbè, Gigione non si smentisce mai. Vai Gigione, vai. Dilla sta parola. Quando vuole parlare, c'è qualcuno che gli va contro e non parla. Sorrento Dazon. Sì. Cioè, ci hai messo un'ora per dire questa cosa, perché tu c'hai proprio il collegamento da zona, che poi è un'altra cosa questa di da zona, vabbè, lasciamo perdere proprio. Vabbè, pietoso. Ritornando quindi alla partita con la Fiorentina, dimmi, personalità, maturità e? Che hai detto? Angelo, connettività. Connettività, bellissimo.
bene, qua, questa sera stiamo facendo una trasmissione in allegra perché siamo felici. Una comunità dove ognuno aiuta l'altro, uno mette il cartello, l'altro legge il cartello, l'altro aggiunge la parola, proprio perfetto. Perfetta simbiosi, vai. Allora, questa bellissima vittoria del Napoli, che comunque praticamente ci vede primi in classifica, ma non soltanto come inizio campionato, cioè il Napoli si conferma essere una delle squadre più forti del campionato, attualmente la squadra più forte del campionato, non lo dice solo la classifica, ma lo dice il campo proprio. Da un punto di vista, diciamo, tecnico-societario, stiamo andando alla grande. Vai Roberto, cioè, vai Roberto, sembra che stai esprimendo che stai facendo la mia portavoce. Mamma mia, vedi? Sta finalmente il Napoli ha individuato la strada, perché tutto è individuare la strada da percorrere per poter raggiungere degli obiettivi. Ovviamente quando la strada è ben chiara e ben delineata si fa anche meno fatica rispetto all'anno scorso, dove c'era chi faceva la telecronaca e che ci metteva veramente l'anima, no? Però evidentemente non era sufficiente, ci vuole il lavoro, ci vuole lo studio, ci vogliono le competenze, ci vuole la maturità, ci vuole soprattutto l'esperienza che solo Spalletti poteva darci. Quindi la scelta della società riguardo a Spalletti è stata una scelta, secondo me, delle migliori. Forse il Napoli veramente ha scelto il migliore che c'era disponibile e che poteva veramente dare un senso al Napoli, quindi un buon cammino. Quello che però contrasta con tutta questa bellissima storia è quello che invece è successo e che ancora oggi succede purtroppo sui campi di calcio. Non vogliamo parlare, io sono proprio ansiosa di parlare di questo. È il secondo punto all'ordine del giorno, perché sennò mischiamo le cose, capito Roberta? No, io volevo sentire da Angelo, volevo chiedere ad Angelo il suo parere. Quest'anno il Napoli, tutte le rispetto all'anno scorso, rispetto agli anni precedenti, nelle scorse partite dell'anno scorso, quando andava in svantaggio o andava in affanno, oppure subiva il doppio. Quest'anno invece, quando il Napoli va in svantaggio, tutte le volte che il Napoli è andato in svantaggio ha mantenuto la calma, ha fatto sempre lo stesso gioco, non ha cercato a tutti i costi subito di riprendere la partita, non ha sconvolto gli schemi, niente, ha continuato a giocare, andando in svantaggio ha continuato a giocare sempre, quasi sempre nello stesso modo. Chiaramente domenica con la Fiorentina ha aspettato il momento anche opportuno, perché era impossibile, era da alieni poter i Viola tenere quel ritmo per 90 minuti. Quando i Viola sono crollati, automaticamente il Napoli ha cominciato a far gioco. Cosa ne pensi di questo punto? È quello che ho detto prima, c'è una mentalità diversa, ma una convinzione diversa, cioè il Napoli è più convinto dei propri mezzi quest'anno, intanto perché ha delle frecce al suo arco in più rispetto all'anno scorso, la questione delle palle da fermo lo dimostra, nel calcio moderno le palle da fermo sono fondamentali, se tu non hai degli schemi, che probabilmente con Gattuso non c'erano, in questo senso qua purtroppo eravamo deficitari, però io non voglio neanche buttare a mare il lavoro di Gattuso, perché poi è troppo facile dire Gattuso urlava, faceva la telecronaca, sì ok, era un po' snervante, però non dimentichiamo che Gattuso ha rimesso in piedi una barca che stava affondando e l'ha portata alla vittoria della Coppa Italia, che non è poco per una società come il Napoli. Quindi il lavoro di Gattuso è stato importante, è una base che comunque è stata migliorata, ottimizzata da Spalletti. In che senso? Con il lavoro tattico è stata migliorata anche sotto il profilo della tranquillità, perché questi calciatori evidentemente avevano bisogno di tranquillità e ne stanno beneficiando, e quindi si è creata in questo momento questa alchimia vincente. Ripeto, sarà difficile pensare che possa essere l'alchimia di tutto il campionato, ci saranno dei momenti in cui le cose non andranno bene, però la cosa importante e fondamentale sarà mantenere l'equilibrio. Quando arriverà il primo pareggino, la prima sconfittina, bisognerà stare un po' tranquilli
dentro e fuori dal campo, soprattutto l'ambiente, perché sappiamo che il Napoli è un ambiente più particolare, basterà qualche sconfittina non tanto piacevole, perché poi tutti quanti cominciano poi a dire che insomma le cose poi cominciano ad andare male, Napoli comincia a perdere, ci vorrà equilibrio, perché non si possono vincere tutte le partite, ne abbiamo 27, non possono vincersene tutte e 38, quindi con calma proseguiamo su questa strada qui. Pina, sei bellissima, dice Antonio Picone. Io cambio subito argomento. E Francesca, non è bellissima la domanda? No, ma è più bella Pina, sicuro. Questo è poco sicuro, guarda. Volevo cominciare a leggere qualche risposta, qualche domanda, qualche considerazione degli ascoltatori, e lo faccio con tuo papà Francesca. Allora, Angelo, salutiamo Alfonso, ciao Alfonso. Alfonso cosa dice? Il 50% dei tifosi del Napoli devono chiedere scusa a Spalletti, professionista straordinario, giudicato come uomo da una fiction che a noi non riguarda proprio. Chi risponde? Ma forse si riferisce alla questione Totti della Roma, no? Giusto? Esatto. Sì, però non abbiamo vissuto in prima persona questa telenovela, quindi non sappiamo bene quali sono i dettagli della vicenda. Se mi consentite, su questa vicenda, velocemente, il giudizio di quella fiction, cioè l'attacco e la diatriba tra Spalletti e Totti, ma io in quella diatriba ci vedo lo spessore morale dell'allenatore, che non si è piegato a questo totem che poi tutto l'ambiente giallorosso, i tifosi lo volevano in campo, ma lui giustamente ha detto: questo è un calciatore ormai agli sgocci, non può fare più di 5-10 minuti in campo, io non posso metterlo in campo per un tempo intero, una partita intera. Cioè là riconosce l'allenatore che ha un polso, si è giocato il posto alla Roma, per carità, ci mancherebbe, insomma, è stato detestato da tutti, però un allenatore deve fare il suo mestiere. Totti è un totem, è una bandiera giallorossa, ma quando era in piene forze Spalletti l'ha valorizzato e c'era un rapporto perfetto tra i due. Quando Totti non era più il calciatore di una volta e oramai era agli sgoccioli, si è rotto il rapporto e chiaramente Totti ne ha pagato le conseguenze, perché non poteva più fare quello che aveva fatto anni precedenti. Quindi, per me quella vicenda sta a significare che l'allenatore ha polso. Ma infatti, Angelo, quello che insomma si riconosce anche a Spalletti è anche la capacità di capire quando un giocatore è arrivato a tot forze, quindi quando sta in riserva, quindi ha sostituito molte volte Insigne, che è uno che corre tantissimo durante le partite, fa la fase difensiva, il non possesso palla, insomma è un giocatore quasi tutto campo, e quindi qualche volta anche lui ha dovuto, insomma, come nell'ultima partita di Firenze dove si è creato il caso inutile, insomma. Lui riesce anche, cioè riesce, è un suo compito quello dell'allenatore di capire quando il giocatore è al limite delle proprie forze e quindi deve essere sostituito, questo per evitare anche gli infortuni e tutti gli incidenti che capitano sul campo. Claudio. Ha perfettamente ragione Angelo, ha centrato l'obiettivo. La sfortuna di Spalletti è stato che si è trovato la situazione Totti dopo l'episodio su Icardi a Milano con l'Inter, o prima o dopo, adesso non ricordo. Ecco, prima. Io dico che prima, quindi si è trovato prima Icardi, che è un caso totalmente diverso. Prima Totti, poi Icardi. Prima Totti e poi Icardi. Si è trovato questa situazione di Totti, poi gli è capitata la situazione di Icardi, che è totalmente diversa da quella perché di Totti. Perché aveva il pubblico a favore.
al pubblico a favore, una gestione manageriale totalmente diversa che ha creato problemi. Allora si è un attimo trovato nelle vesti di mangia calciatori bandiere senza volerlo, ma lo stesso Spalletti ha dichiarato che se fosse stato interpellato per la realizzazione della fiction che è andata in onda su Netflix sarebbe stato un commento ed un'azione, un'interpretazione totalmente diversa, perché lui avrebbe spiegato il reale motivo. Allora, siccome la maggior parte della fiction è anche azione di fantasia, se vogliamo, si è rasentata quasi la verità, ecco che purtroppo si è trovato nelle vesti di colui che distrugge lo spogliatoio. Vabbè, anche un po' romanzata, dai. Sì, vabbè, ma bisogna, certe cose bisogna saperle, e prima di saperle bisogna leggerle e capirle, perché quando ascolti una persona devi leggere tra le parole che vengono dette, quindi devi cercare di capire quello che è il senso della lettura dell'argomento. Tutto ciò viene fatto sempre così, giusto per dire o per segnalare, cosa che purtroppo il 90% delle volte non corrisponde a verità, e ti trovi in una situazione alquanto imbarazzante. Tanto sappiamo benissimo che qua stanno tutti bene, tutti remano dalla stessa parte, non c'è nessun problema all'interno dello spogliatoio e sono tutti compatti con l'allenatore. Ciò significa, esatto, che qualcosa di nuovo l'ha portato, i risultati si vedono e hanno una voglia matta di andare avanti, e io non mi meraviglierei se un giorno uscisse fame di vittoria, Claudio, fame di vittoria. Ma allora, la fortuna che abbiamo noi in questo momento, che il 60-70% dei calciatori che vestono la maglia del Napoli, possiamo dirlo che hanno vinto quasi nulla, quindi voglia di mettersi in mostra, voglia di essere primi, voglia di essere coloro che contano? Sì, perché secondo me è così. Allora, quelli che hanno vinto qualcosa sono coloro che comunque appoggiano questi ragazzi che hanno fame, perché se non hanno fame non vanno da nessuna parte. Ok, Claudio, Claudio. Allora, io prima di passare al tema che al tema molto caro sia a Roberta che a Pina, ma che insomma investe un po' tutti, volevo dire uno dei meriti è chiudere su Spalletti. Uno dei meriti di Spalletti è che sa leggere tutto, dall'alto della sua esperienza sa leggere tutto, sa leggere molto bene, sta a scuola, cioè legge bene le partite. Allora, legge bene le partite, legge bene i campi, fa ottimi campi, legge la situazione del giocatore, se in un determinato momento è bene utilizzarlo, non utilizzarlo, sostituirlo nel corso della partita, eccetera. Quindi è un allenatore che forse, in base alla sua grande esperienza e quello che sfortunatamente gli è capitato negli ultimi due anni, diciamo che forse ha più fame dei giocatori Spalletti, ha una voglia incredibile quest'anno di arrivare a successi con il Napoli. Però andiamo avanti. C'è qualcosa che non va. Vedere il Maradona in quella situazione è penoso. Vedere il Maradona senza tifo è una situazione che mi piange il cuore. Vedere il Maradona che sembra quasi che si stia giocando la partita a scapoli ammogliati, tanto per fare un applauso alla sua, quando si segna un gol. La partita del cuore, sembrava la partita del cuore. Non c'è più il dodicesimo uomo in campo. Assolutamente, io non è che mi schiero da una parte dell'altra, io su questa tematica ci sto ancora riflettendo, però la cosa che invece fa pensare molto e che non rende giustizia all'uso comune delle cose è questa, cioè perché il tifo organizzato a Firenze, Roma, Milano, Torino eccetera sta facendo da dodicesimo uomo, addirittura non osserva le distanze di sicurezza, nessuno controlla che portino le mascherine, cioè fanno quello che vogliono.
A Napoli c'è un controllo rigido su questa cosa, non so se è troppo rigido, ma un controllo che sta penalizzando, è arrivato anche Antonello Greco, ora lo metto, è un qualcosa che sta penalizzando in qualche modo, ora finora sta andando tutto abbastanza bene, però potrebbe capitare che in qualche incontro il nostro dodicesimo uomo possa risolvere, come ha fatto in passato, i match difficili, i match ostici. Con lo Spartak allora, a te la sarebbe... A te la parola, esatto. Però permettimi solo di salutare il grande amicone Antonello Greco, direttore di Corriere Azzurro. Ciao Antonello! Ciao, ciao Vincenzo, buonasera a tutti, vedo tante facce che sono conosciute, e un saluto ad Angelo di cui sono fan. Ciao Antonello! Sei troppo buono. No, vabbè, ti seguo, quindi sei insomma, come dire, vai a seguire. Ti ringrazio. Allora, Ciccione, vi comunico che Ciccione ha battuto un altro record. Prima non si sentiva e c'era. Ora c'è e non si vede. Allo schermo no racism, contro il razzismo. Praticamente è una, voi non capite, ma questa è una dimostrazione, questa è una protesta di Gigione contro il razzismo. Ma io vedo un trofeo così, no? Quello che non si vede non si sente, l'uomo, l'uomo fantasma. Gigione è Gigione, cioè è lui, quindi c'è, ma non si vede. Allora, parte, come la nebbia. Parte, sì, come la nebbia, perciò ho detto dovrebbe venire a Milano, così nemmeno... appunto, fra poco arriva anche la nebbia a Milano, o già c'è. Allora, cominciamo da questa, arriviamo a questa nota dolente dello stadio. Tu hai detto tutto quello che bisognava dire. Una cosa volevo dire: a Napoli ci sono i controlli solo per i napoletani, perché invece per gli altri, per gli ospiti, possono fare quello che vogliono, possono sparare i mortaretti, i fuochi, i tamburi, possono fare quello che vogliono. E su questo passo subito la parola a Pina, perché Pina deve dire lei. Vai Pina. No, ma è tutto, c'è un po' di confusione su questa cosa. Le regole post pandemia non ci sono, sicuramente. La protesta è cominciata prima. Non si sente bene. Ora. Pina, se hai qualche applicazione aperta, toglila. Quando si collegano molte persone si riscade un po' la linea. A questo, mi sentite? Ora sì. Allora, così è così, va bene. Vai. Male, ma ti sentiamo. Volevo un attimo mettere chiarezza, perché ancora non tutti hanno capito cosa è successo. Cioè, le regole di sicurezza della pandemia non pensano niente. Cioè, questa protesta è cominciata prima che scoppiasse la pandemia, perché con lo Stato in giro è stato messo in atto un regolamento che va rispettato soprattutto in quei settori, cioè nel senso che nella busta le altre persone fanno quello che vogliono, loro al centro sono sbagliati per qualunque circolenza non rispettano. È successo poi alla ripresa del campionato, ci sono state anche le limitazioni per fare i clienti, la terza, e quindi la QP che per esempio non è destinata, non è entrata, mentre è entrata la curva. In curva questo prezzo le multe sono quei poche persone centrali che avevano gli stessi comportamenti di tutta la curva. Cioè, nessuno ha fatto un posto, nessuno indossa la mascherina, nessuno grande a colpire tutto questo settore. Quindi diciamo è proprio una cosa mirata, perché non si vogliono rispettare le regole, non si vuole le persone allo stato, perché queste regole non le rispetta nessuno nella vita. Con rispetto per Napoli, non con rispetto per nessun altro stato. Cioè sono dei regolamenti che hanno comunque una tolleranza, come sempre stato in tutta, ma in tutte le curve del mondo, anche quando si usa la numerazione, si rispetta la numerazione, ma non si può portare, si può prendere i biglietti tutti quanti in giro. A Napoli questo non è possibile, perché se tu prendi il biglietto di stare al tuo amico, ti capita la ricettoria che non sa la cantina, ti guarda che ti blocca, tutti
diventa un casino anche per tre posti consecutivi, noi lo sappiamo questo. Quindi questo non è non rispettare le regole, questo è non voler diventare vittime di multe che andrebbero a tutte le persone e a tutti gli stati del mondo, mentre a noi viene fatto un mirato per quel settore centrale. Le bandiere, chi ti dice perché sono portato la bandiera? Tutti gli stati del mondo hanno le bandiere, non puoi usare le bandiere. E se un bambino prova a entrare una bandiera, gli viene strappata di mano. Non parliamo solo di Trump, una ciarpa con un piccolo slogan, come un piccolo, una parola. Una merda. Non abbiamo più il diritto a mostrare la nostra passione con i cuori, con le bandiere. La nostra identità di tifo. Ah, scusa, non so. La nostra identità di tifo è stata completamente soppressa. Cioè, come se volessero che Napoli diventa l'onda della civilizzazione di Stati. Non dico questo. Io vedo solo che c'è la chiara volontà di allontanare i gruppi dallo Stato. Questo diciamo, è quella situazione che ho. Perché? Perché si va in luoghi comuni, sono scostumati, che proprio si assicura. Che sono molto più scostumati da loro, perché loro hanno delle regole, quelle regole rispetto. Quindi diciamo che forse per questa diatriba c'è da società e si organizza. Sì, sicuramente quella è la base, ma non essere solo quella, perché c'è anche la questura che comunque appoggia questa cosa. Quindi è proprio un voler creare un nuovo tipo di stato. Io non ci so, cioè ci sto andando perché amo la squadra, perché non voglio lasciare i soci, anche per testimoniare quello che sta accadendo. Che il momento in cui non ti posi soci, tra virgolette, non un stato va in mano alla per carità, ma rispetto alle tradizioni, è da andare o levo dove le credo, a Diego Denti, ma io faccio bene a Diego Denti, però non è un nome che si può intonare il fuoco, a parte il scemo scemo, i lanci del così, esistono delle tradizioni che stanno calpestando oltre a questi denti, oltre a alla persona dietro che c'è da dare di cose che non sentono niente, la partita non significa niente. Cioè, io il mio stamattina in mano a tutti che non sanno che fare, io voglio essere lì e voglio vedere cosa accade, voglio restare per riportare tutti a fare. Benissimo, Pina. Tu hai praticamente, io adesso non è che si è sentito proprio tutto, però sì, diciamo che noi avevamo deciso in un primo momento di non tornare più allo stadio, perché è diventato complicato ed è anche un supplizio per noi essere lì presenti a qualcosa che non è quello, non è il tifo, non è lo stadio, non è quello che noi conosciamo. Però poi con Pina abbiamo ragionato, abbiamo detto noi che possiamo lasciare in mano agli occasionali. Mi dispiace dirlo, però sono occasionali, cioè sono quelle persone che vanno una volta ogni tanto, li senti dietro, ma su scema insigne, ma siamo studiati, cioè le solite cose che sentiamo sul web. Cioè, quelle cose atroci che non fanno parte del tifo, perché noi allo stadio conosciamo una sola cosa. Sostenere e tifare, che poi ci sta se Mario Rui sbaglia un passaggio, ma non in per te, cioè non possiamo lasciare in mano a queste persone lo stadio, cioè il tifo, perché è stato veramente imbarazzante l'ultima volta sentire scemo, scemo con lo Spartak, scemo, scemo, mentre questi sparavano i mortaretti e 300 di loro, non so quanti ne fossero, però insomma si sentivano solo loro praticamente, noi ormai allora, cioè, siamo imparati pure i loro cori. Roberta, questo, dimmi. Allora, ora sì, non finisci prima, poi dopo questa, vediamo. Questa è la parte del tifo, poi c'è anche la repressione da parte dell'organizzazione, cioè non è possibile che io
non posso camminare sulle scale, non mi posso fermare due secondi a girarmi per salutarmi il vicino che sta di là, perché lo steward dietro mi spinge, no tu magari mi spinge, no tu ti devi spostare da qua, ma dammi il tempo. Ci fate entrare tre ore prima, ci dite di avviarci tre ore prima, non c'è nessuno allo stadio. Che senso ha questa repressione, questo essere così categorici, così oppressivi, così, cioè mi volete indurre a non venire più allo stadio? E questa è la sensazione. Ok, Roberto, ascolta, allora direi, facciamo un giro su questo argomento. Antonello Greco, oltre a parlare di questo, può parlare, se ha ascoltato le nostre precedenti parole su Spalletti, su Napoli, eccetera, può anche parlare di quello, può anche esprimere il suo pensiero. Però andiamo su questo argomento e sottolineiamo proprio la disparità che c'è nell'applicazione delle regole, addirittura a livello sanitario, nelle varie città, nei vari stati d'Italia. Perché, come ho detto prima, Torino, Milano, Firenze, Roma, eccetera, eccetera, non vengono adottate quelle misure che sono state dette dal Ministero della Sanità, quali distanziamento, mascherina, controlli ai varchi, ai ingressi e uscita, quindi non avviene. A Napoli si sta forse applicando il regolamento in modo molto più rigido e molto più rigido. Quindi vediamo un pochettino, facciamo un giro su questo argomento. Non so se partire proprio, mi perdonerà Angelo, partire proprio da Antonello che è appena arrivato e non ha parlato ancora. Vai Antonello. Ecco, no, stavo Vincenzo, sì, vi saluto tutti a uno perché meritate tutti qualcosa in più. Quindi saluti. Comunque, volevo dire, io, sai, parlare di queste misure sanitarie così mi viene difficile perché, sai, passiamo un anno e mezzo in cui, voglio dire, si sono susseguiti tanti provvedimenti legislativi, insomma, che sono create addirittura spaccature nelle famiglie tra Vax e Novax, quindi voglio dire, preferirei proprio saltare perché è stata una critica dall'inizio fino adesso, però voglio dire, tutto sommato, prendiamo il culo di questo che pare se ne stia uscendo e quindi voglio dire, bisogna evitare un po' di essere meno scalmanati, poi sentivo quello che diceva Roberta prima sui social, no? Perché sui social, o per il Napoli, o per il Rigore, o per il Signe, diventa un megafono di pancia che ormai siamo abituati a vivere, insomma. Niente, per cui mi limito a questo, per il resto lasciamo stare, deve parlare di Spalletti. Abbiamo scoperto una cosa, Antonello, stasera, che mentre Spalletti ha la patente, ha il foglio rosa, sì. E non ce l'aveva detto. Gigione, parole di Gigione. Sì, Gigione la patente, ci ha svelato il segreto della patente. Comunque, esatto. andiamo avanti. Antonello, abbiamo parlato un po', allora lasciamo perdere Spalletti, Gattuso, Sarri e quant'altro. Abbiamo parlato un po' di questo Napoli che continua a vincere, a Firenze anche se è stata una partita ostica, l'ha fatta sua con calma, tranquillità, aspettando il momento propizio per colpire. Quindi abbiamo parlato di questo Napoli che continua a vincere e continua a restare in testa alla classifica. Se vuoi dire due parole pure su questo, poi vai. Questo è, devo dire, una grande soddisfazione. Io che vivo un ambiente di lavoro dove sono contorniato da tifosi comunque anche di altre squadre, eccetera, sai, che ho un po' gli occhi addosso da parte di tutti. Io dico, guardate, l'Inter è una squadra fortissima, fate quattro cambi. Inzaghi ha cambiato la partita, il Milan è velocissimo, peccato la partita con Liverpool. Quindi voglio dire, cerco di nascondermi anch'io per vivere con l'entusiasmo giusto e godermi questo primo posto. Le mani sono quelle di Spalletti che, come Gaudì, ha avuto il tempo
tempo praticamente di guardare per un po' di tempo il progetto, l'opera, che da gennaio a luglio ha seguito bene tutte le cose. Adesso i risultati si vedono, sa dove andare a muovere i figli, e hanno conquistato una grande autostima parecchi giocatori che erano considerati panchinati. C'è un gruppo, e il gruppo in questo momento è vincente. Evviva Coulibaly, siamo sempre tutti Coulibaly. Dopo parleremo, ecco, pure bravo. Di questo. Dopo parleremo anche di questo. Roberta, ripartiamo da Angelo. Io voglio dare la sono curiosa di sapere Angelo cosa ne pensa di queste difficoltà che noi incontriamo. Tu purtroppo non sei ancora venuto per il Green Pass, mi pare, allo stadio. A meno di tamponi vari, spero che tra voi non ci sia questa discriminazione tra vaccinati e non vaccinati, ma questo è un altro discorso. Ma ormai non si campa più, quindi... Guarda, l'importante è che tu sia tifoso del Napoli, che tu sia tifoso. Fa per il resto, puoi avere... Sono i migliori anticorpi, essere anche uno è brava. L'importante è che non sei juventino, quindi per il resto siamo a posto. Voglio dire che il problema è serio e chiaramente dipende da questo nuovo regolamento che è andato in vigore a fine agosto. Bisogna capire chi ha voluto questo nuovo regolamento, se la società, se il GOS, quindi bisognerebbe fare un'analisi più incisiva di questo. E cosa? Chi è che sta parlando sotto? Vabbè, dicevo, bisognerebbe fare un'analisi più precisa e più profonda in questo, e bisognerebbe capire chi ha voluto questo regolamento, e io credo che i rappresentanti del tifo, piuttosto che protestare in maniera così passiva, debbano chiedere un incontro con la società e fare in modo di dialogare, perché il dialogo è sempre la cosa migliore. Se si vuole tornare allo stadio a sostenere il Napoli come si deve, perché questo non è sostenere il Napoli, non è possibile che i tifosi del Napoli non possano sostenere il Napoli e i tifosi dello Spartak sì, quindi un regolamento che vale per 7 decimi dello stadio, 8 decimi dello stadio, 9 decimi dello stadio, invece nell'altra, in quel settore lì non vale il regolamento, mi pare che ci sia una discrepanza evidente. Dopodiché una discriminazione. Sì, assolutamente. Dopodiché si sta anche offendendo il nome del grande Diego Armando Maradona. Bravo, perché se tu intitoli uno stadio a Diego Armando Maradona e poi lo trasformi, si sta parlando molto di questa, ormai è chiaro, si è passato questo discorso, il teatro, ormai è diventato il teatro Maradona, non lo stadio Maradona. Mi sembra un'offesa anche al grande calciatore, alla memoria del grande calciatore, perché questo dovrebbe essere uno stadio, chiaramente, con tutti i crismi della regolarità, senza eccedere, ma dovrebbe essere uno stadio di calcio dove si dovrebbe poter tifare in maniera accesa e in maniera calorosa, perché il Napoli in questo momento ha bisogno di questo e, come si è detto prima, se ne potrà avere bisogno ancora di più in futuro, quando le cose cominceranno ad andare, spero di no, in maniera non così positiva, ma succederà inevitabilmente e del tifo ci sarà bisogno. Angelo, secondo te contro lo Spartak, se avessimo avuto la nostra solita tifoseria, il risultato sarebbe stato lo stesso? Oddio, come se come mai si va sempre poco lontano. Quello che mi interessa analizzare è il fatto che comunque la squadra stessa avesse la testa a Firenze e quindi ci ha messo veramente un impegno. Trovato il vantaggio al primo minuto, probabilmente ha staccato la spina e ne è venuta fuori quella partita un po' strana. Poi si è visto che a Firenze sono andati con un'altra cattiveria, quindi evidentemente è partito dalla squadra. Poi è chiaro, il contorno fa il resto, ma se la squadra non ci mette il suo, puoi fare quanto vuoi, le partite le perdi. Francesca, tu cosa ne pensi invece di questa discrepanza che appunto dice Angelo, questa discriminazione fatta a noi tifosi? Allora, io la chiamerei in realtà, così. No, hai ragione, in realtà è una delle domande che ci eravamo fatti a papà domenica, guardando anche tutte le partite del weekend, in cui ci chiedevamo appunto come facciamo, ma scusa, ma perché al Diego Armando Maradona ci sono tutti questi bordelli, queste mamma, mi vediamo, controlliamo, invece negli altri stati no? Quindi non abbiamo trovato una risposta in realtà, e speravo di trovarla stasera con voi, visto che se ne è parlato. Diciamo che Angelo ci ha dato già una risposta.
ce l'ha data Angelo. Infatti era l'unica risposta possibile quella di Angelo, quindi non posso che essere d'accordo, nel senso è la classica, perdonatemi forse le cose solide che si dicono, però è la classica discriminazione nei confronti di Napoli e napoletani. Francesca, resta lì, che poi posso fare una chiedere ad Angelo. Sì, è tutto giusto quello che lui ha detto. Chi ha fatto questo regolamento? Sì, indubbiamente bisogna andare a fondo, vedere quali erano le intenzioni, chi l'ha fatto, perché, per come, eccetera, eccetera. Ma io vi chiedo, perché poi questo regolamento non viene applicato in modo equo in tutti gli stadi? Questo è quello che io. Ma perché un regolamento che riguarda solo lo stadio Maradona, gli altri stadi hanno altre, ci sono altre competenze, ci sono altri GOS. A Napoli i soggetti sono due, c'è poco da fare, ci stiamo girando intorno, i soggetti sono due: Società Sportiva Calcio Napoli e il GOS. Chi ha voluto questo regolamento? Il GOS o il Napoli? Mi viene da pensare che l'abbia voluto il Napoli, perché la gestione è del Napoli. Quindi, ma senza voler essere aggressivi o polemici nei confronti della società, probabilmente si è fatta una valutazione che probabilmente è sbagliata, perché il Napoli ha bisogno dei suoi tifosi, se ne deve rendere conto, quindi c'è bisogno di un incontro tra i capi tifosi e la società per trovare una via d'uscita, un punto d'incontro, e fare in modo che il Napoli benefici dei suoi tifosi e i tifosi possano tornare a fare, non dico quello che vogliono, ma quello che è giusto fare in uno stadio di calcio. Tra le altre cose, Angelo, volevo puntualizzare anche un'altra cosa. Questo nessuno lo dice, però io sono un'abbonata e lo dico. Anche noi abbonati siamo stati un po' trattati maluccio dalla società, perché noi abbiamo l'abbonamento e avremmo dovuto usufruire di prezzi da abbonamento, mentre invece lui ci ha fatto i prezzi normali e ce le ha scalate da sopra questo bonus che noi avevamo. Noi ci saremmo abbonati anche quest'anno e avremmo avuto altri prezzi. Cioè, anche non viene premiata neanche la fedeltà, insomma. Noi seguiamo Coppa Italia, Champions, a volte quando c'era la Champions, l'Europa League, insomma, siamo sempre presenti, anche negli amichevoli, andiamo a, non dico a Di Maro, ma a Castel di Sangro, ma non viene mai premiata questa nostra fedeltà, cioè, anche da questo punto di vista la società è carente proprio nei riguardi dei tifosi, non parlo del tifo organizzato, proprio dei tifosi. È evidente, sono lamentele che non ti rifugi solo tu, ma sono evidenti in tutto, insomma, l'ambiente della tifoseria napoletana. Non c'è tifo napoletano che frequenta lo stadio che non si lamenti del trattamento che viene esso riservato, insomma. Quindi ritengo che qua alla fine il problema c'è, però siccome questo problema ormai è diventato cronico, bisogna anche capire che evidentemente in qualche modo non è risolvibile, perché il trattamento della Società Sportiva Calcio Napoli, il presidente Laurentiis, poi ha parlato di lui evidentemente, e questo è il tipo di rapporto che vuole avere con i tifosi. Quindi bisogna rendersene conto, farsi una ragione e decidere se frequentare lo stadio in questa maniera o non frequentarlo più. Questo però comporta anche delle conseguenze nei confronti della stessa società. La società deve capire che è controproducente anche per se stessa. Io questo è quello che voglio sottolineare. Fino a quando la società non capirà che il tifoso è una parte importante del calcio e anche un seguito fondamentale, non si può pensare che il tifoso sia solo quello che sta davanti alla televisione. Il tifoso è anche quello che fa lo stadio, soprattutto quello che fa lo stadio. Ce ne siamo resi conto di cosa significa uno stadio senza tifosi l'anno scorso. Probabilmente abbiamo fatto a meno dei cori razzisti, dei razzisti, fortunatamente, ma il contorno era veramente deprimente, non c'è spettacolo senza i tifosi. Quindi credo che il presidente della Rente si debba capire che c'è una via di mezzo a tutto e deve aprire in qualche modo una via di credito nei confronti dei tifosi del Napoli, perché sono linfa vitale per la sua stessa società.
Scusate un attimo, bravo. Scusate un attimo, scusate, sì, sottoscrivo tutto quello che ha detto Angelo. Allora, scusate un attimo, c'è un Salvatore Mordente che fa una domanda pure interessante, però essendo oggetto di discussione successivamente, la rimandiamo, la risposta la rimandiamo. Ok, proseguiamo con Francesco. Francesco ha parlato, vorrei sentire Claudio. Claudio, sì. Ma, guardate, tutto giusto quello che è stato detto fino adesso. Intanto saluto Antonello, perdonami Antonello, ciao. Volevo, grazie, ricambio. Volevo un attimo ricordare una cosa, che noi a gennaio, come penso che la domanda è questa che si riferiva a Vincenzo, abbiamo la colonna portante, sì, della squadra che va in Coppa d'Africa. Ok, giugno. Perfetto. Quindi dalla prossima partita fino a tutto dicembre il Napoli dovrà disputare le partite di campionato, mi domando, in chiesa o in teatro o in uno, ecco, stadio, perché bravo. questo non fa altro che far mancare la carica ai ragazzi ed andare avanti ed accumulare quanti più punti è possibile per poi gestire Napoli, Venezia-Napoli, Napoli-Salernitana, Bologna-Napoli, la partita della Juventus. Dobbiamo cercare un attimo di mettere quanti più punti nel carniere. Quindi alla tavola rotonda che proponeva Angelo, io aggiungerei il terzo incomodo, non so se è la questura, non so se è la prefettura, chi di dovere, incontratevi tutti e tre, risolviamo il problema, perché con la volontà si riesce a tutto. Si riesce, ha detto il sindaco, il nuovo sindaco Manfredi, ha parlato subito dello stadio. Allora, alzo le mani, il sindaco, per favore. Juventino, perfetto, bravo. Ok, se c'è da mettere un bastone fra le ruote abbiamo trovato il personaggio giusto, tutto a posto. Bravo, cioè, voglio dire, cerchiamo un attimo di essere propositivi, chi di dovere, verso questi ragazzi che devono andare, hanno diritto come gli altri ad andare allo stadio, e diamogli la fan zone come ce l'hanno tutti i tifosi tutti, in Europa. In okay? Europa, esatto. Perché se quello che è successo è una pandemia mondiale, io non capisco perché in Europa si può e in Italia sì e a Napoli no. Io voglio capire perché tutti si nascondono dietro la pandemia. A proposito di questo, voglio, Vincenzo, permettimi, sì, anche la presenza del tifo organizzato evita, un tifo organizzato corretto, diciamo, e a Napoli fortunatamente non ci sono mai stati episodi, diciamo, scorretti, evita anche questi cani sciolti che abbiamo visto, io sono sicura che sono cani sciolti, me lo voglio augurare, che abbiamo visto a Firenze, cioè io se fino ancora Osacci. Non ho troppi cani sciolti, dobbiamo dire la verità. Troppi cani, diciamo che sono molti cani. Ecco, anche, esatto, il tipo organizzato può anche, diciamo, da questo punto di vista infondere un minimo di cultura sportiva, un minimo di educazione, di civiltà, insomma, essere uniti e avere un obiettivo ed essere anche controllati dalle società, quindi nelle loro fan zone, e avere un comportamento corretto. Mentre invece così siamo tutti sciolti e liberi di fare e di dire ogni amenità possibile, come quelle che noi abbiamo sentito, io e Pina abbiamo sentito allo stadio, che veramente, cioè, non si possono sentire. Sono cose che in tanti anni, io sono dai tempi di Diego che vado allo stadio, non mi piacciono questi nuovi tifosi. Allora, io non sto prendendo posizioni, perché voglio capire un po' come ha detto Francesca, c'è tanto ancora da capire, però io non comprendo come allo stadio non sia una bandiera o una sciarpa mostrata, non si possa farlo. Che cosa c'entra questo con la pandemia, col Covid? Che cosa c'entra sventolare una bandiera allo stadio? Cosa comporta? Non ho capito.
Quindi, dà fastidio molto... a quelli che stanno dietro a vedere la partita, che non possono vedere. Ma io se ora, mi... adesso c'è la possibilità di scegliere il posto, ecco, anche questo, poi parliamo anche di questo, cioè la possibilità di scegliere il posto allo stadio, quindi io posso scegliere dove voglio andare. Ma secondo voi vi sembra giusto poi che il biglietto della curva B superiore o della curva A superiore o del distinti superiore sia uguale a quello inferiore dove non si vede un tubo? Comunque Pina voleva chiedere la parola. No, allora la questione bandiere non si sa niente della bandiera, queste sono state fatte prima. Oltretutto io ho amici presenti qui. Scusate un attimo. Mi sentite? Sì, sì, vai. Sì. È importante il fuscio di una dotazione particolare, non anche pagare. All'ultimo anno, prima del fuscio, il campionato è stata invocata. Quindi scadeva l'autorizzazione a portare determinati fischi. Questa cosa si sta già molto tardi quando si trova squadra che andava malissimo. Da allora non aveva lasciato lo stadio, non è questo la regole post Covid, è bella normativa che lo stadio ha imposto a tutti, ma non è stato l'osso, che veramente mi sentite bene, scusate. Io non mi sono mai pensato al mio posto, perché tu non niente. No, invece la luce deve di stare al 32-42, se quindi è una attenzione mirata, non è per tutto lo stadio, forse questo non è stato tutto. Cioè, questo è vero, questo è vero. Anche linee, tutti saliamo a genitoriamo. Perché è stato usato tutto quel ragazzo della curva A che aveva la mascherina? Perché è una cosa proprio tirata, dai, non se dobbiamo essere presi di vita. Qualunque cosa facciamo, che forse, forse non è lo stadio, perché qualche volta usa, qualche tappo, ma questo è che si vede allo stadio, pensando di essere stato perseguita. Ma poi tra l'altro Pina, il nostro tifo si esprime adesso purtroppo molto più veracemente proprio fuori, in trasferta, sono lì, cioè loro possono andare tranquillamente, si trasferta, ma in casa propria non possono più tifare. È quello che ha detto Angelo, è quello che ha detto Angelo prima, cioè... Ma alla fine a monte di tutto io penso, lo pensiamo forse un po' tutti, c'è diciamo così, tifoserie organizzate, società Calcio Napoli che hanno dei punti da chiarirsi, devono chiarire alcuni punti perché ci sono cose che non vanno, insomma, c'è la tifoseria organizzata già in altre occasioni recentemente ha manifestato dissenso verso alcune azioni della società, per cui a monte c'è questo secondo me, se non sbaglio, se non erro. Sì. E quindi come è stato detto, mi sembra da Angelo, se non sbaglio, come è stato detto, bisognerebbe venire, questo sempre per il bene del Napoli, perché, insomma, non riesco a capire se un De Laurentiis voglia per puntiglio andare anche contro gli stessi suoi interessi, non lo so, anche per il bene del Napoli ci vuole un incontro in cui si faccia chiarezza, si prendono insieme delle decisioni e si dia la possibilità pure ai tifosi del Napoli di tifare come tifano quelli i tifosi della Juve, del Toro, della Fiorentina, che è giusto che sia così, credo. Gli ultras del Napoli, anche qui io sono lontano da Napoli, non lo so, mi sembra che non vogliono entrare allo stadio proprio gli ultras, proprio per la mancanza di questa possibilità, quindi c'è un... Non vogliono entrare perché non si sentono tutelati, esatto, come giustamente ha detto Pina. C'è una spaccatura. Allora, io prima di passare al prossimo ordine del giorno, punto della scaletta, chiedo se qualcuno di voi vuole aggiungere, vuole continuare su questo tema.
No, vabbè, no, abbiamo detto tutto. Una cosa per dire, come la società. Angelo, Antonello. Antonello, vai. Vai, vai, Antonello, vai. Volevo solo aggiungere che la società sostanzialmente non è mai stata generosa verso Napoli e verso i tifosi, da sempre, quasi in una battaglia sotterranea continua, a volte anche abbastanza eloquente, con manifesti, con striscioni. Se tu pensi che la società è stata condannata qualche giorno fa a dover rimborsare un ragazzo che aveva pagato il biglietto avendo un'età inferiore a 14 anni, in tanti stati d'Italia si entra gratis, la società invece di dice. Antonello, sì. Noi abbiamo visto in curva disabili, sì, arrampicarsi sulle scale per andare a prendere il loro posto, disabili. Uno di questi mi è caduto davanti. Questa è la tristezza. Cioè, questa è la veramente tristezza una di certi individui. Sì, e però, questo lo testimonio io. Il fatto è questo. La società non è generosa, ma ve l'ho detto anche un po' di tempo fa sulla questione dello Steccalecco. Cioè, tu acquisisci lo Steccalecco, apri 4 negozi in franchising a Roma, Napoli, niente. E non devi andare a stare. Mi sembra strano, voglio dire, questa attenzione verso il territorio, no? Della società. Qua apriamo un discorso. Qua apriamo un discorso poi lunghissimo, perché ecco, come hai detto tu, c'è questa grande distanza della società Calcio Napoli proprio con Napoli. La città di Napoli. Noi abbiamo parlato di tifoseria organizzata, abbiamo parlato di tifosi, ma c'è una grande distanza tra la società SSC Napoli e la città di Napoli. La città di Napoli, quindi non, i napoletani, addirittura qualche napoletano non si sente rappresentato da questa dirigenza, da questa società. Che poi dopo società che tra l'altro risiede a Roma, molti investimenti vengono fatti a Roma, risiede a Roma, non ha un i dipendenti sono di Roma, non ha un organigramma ben preciso, non esiste, non ha un centro, non parlo. Lasciamo di, perdere il centro. Lasciamo perdere il centro, no, lasciamo perché perdere qua proprio abbiamo parlato a Iosa, non ha nulla. E quel poco che ha è a Roma e non a Napoli, quindi io non rappresento in toto la città di Napoli, assolutamente. Io vivo a Milano, ma l'esecutiva c'era la sede dell'Inter in corso Vittorio Emanuele, era un punto di riferimento per molti, nel senso i tifosi interisti si sentivano proprio, la società all'interno della città, si sentivano rappresentati, era un punto. Quando noi ce l'avevamo a Piazza dei Martiri, c'era la società, era bello, sì. Esatto, noi non abbiamo niente, non abbiamo un riferimento, una stanzetta in l'ultima via di Napoli in cui c'è scritto SSC Napoli sopra, esatto. E un addetto per dire siamo qui, non c'è una minima rappresentanza. Quindi questo sicuramente c'è il pacchetto che ti offre De Laurentiis, è il pacchetto che ti offre De Laurentiis, è il pacchetto di De Laurentiis questa visione. Esatto, se poi a questo ci aggiungiamo che tu fortunatamente, quello che ho detto prima, che almeno ci ha pensato Spalletti a portare dei tecnici, uno staff tecnico, sì, valido, perché uno staff valido per il resto l'organigramma del Napoli, cioè io ho detto tutta Roma, famiglia romana che è nell'organigramma, famiglia, società formata da De Laurentiis, figlio, figlia, moglie, siamo... Ma va bene così, va bene anche così, ma l'importante è che ci sia, che sia a Napoli. Roberta, io ho iniziato a tifare Napoli quando ero bambino, perché vedevo la mia città in competizione con le altre città, perché mi sentivo napoletano ed ero legato, ho iniziato a tifare Napoli, mi ricordo che allora ero bambino, mica mi potevo comprare il Corriere dello Sport, però lo rubavo, lo prendevo, Napoli sul Corriere dello Sport, ma che era un orgoglio, era un vanto per me. Quindi sì, la simbiosi che ci deve essere tra città e squadra non c'è, ma ci dovrebbe essere. È assolutamente benissimo. Quindi, vogliamo passare perché abbiamo un po' sforato con i tempi, siamo già un'ora e mezza. Allora, velocemente,
passiamo all'ultimo. Coppa d'Africa, e così rispondiamo pure al Salvatore Mordenti. Coppa d'Africa, pur rappresentando un periodo penalizzante per il Napoli, si potrebbero limitare i problemi, questo è un mio parere, si potrebbero limitare i problemi dovuti alla permanenza degli azzurri, in che modo? Con la grande continuazione di recupero dei calciatori infortunati da parte di Spalletti e del suo staff, ne abbiamo parlato prima. Quindi io penso che l'unica cosa, non possiamo fare altro, Coppa d'Africa ci mancheranno la spina dorsale della squadra del Napoli e più qualcun altro, quindi i migliori tra l'altro, e quindi saremo in grande difficoltà, però recuperiamo Demme, recuperiamo Lobotka, recuperiamo addirittura Mertens, bravo Mertens, eccetera, e questa è la speranza. Quale speranza? Quella speranza di limitare i danni a Torino con la Juventus, e poi le altre tre partite non sono difficilissime, si potrebbe anche vincerle, per cui è importante questo, è importante anche accumulare altri punti di vantaggio, altri punti di testa alla classifica, per poter poi gestire questo vantaggio successivamente. Va bene, ma io non parlo più, parlate voi. Partiamo subito. No, un momento, però volevo leggere. Perché è giusto, è giusto che si legga il commento di Salvatore Mordente, che era inerente. Non lo vedo più, dove sta? Allora, rimettilo in sovraimpressione. Allora sì, eccolo qua. Cosa dice? Come pensate? Spalletti possa risolvere il problema? Come pensate possa risolvere il problema annoso del terzino sinistro e dell'asse Koulibaly Anguissa? Non me lo togliere, però me l'hai tolto, me leggo. No, è scappato. Vai. Che già sono un po' ciecata. Ci metto anche un as che mancherà, che mancheranno per più di un mese per la Coppa d'Africa. Credo che ci vedremo veramente i livelli di maturità raggiunti dalla squadra e le reali capacità dei sostituti. Diciamo anche che dobbiamo pure incrociare le dita, perché a Mamoru spera che nessuno si fa male nel frattempo, perché insomma è un altro tipo di calcio, non sappiamo come. Abbiamo avuto due infortuni, uno di Osimhen e l'altro, se non mi sbaglio, pure di Onas, quindi dobbiamo stare attenti. Esatto, quindi come possiamo risolvere? Certamente, secondo me, come ha detto Claudio, ritornando allo stadio e dando motivazione a questi ragazzi, quindi coraggio e motivazione, e come hai detto tu, appunto, accumulando quando più punti possibili, quindi non è detto che noi prima o poi dobbiamo perdere, non amma perdere, amma vincere sempre, secondo me. Angelo, partiamo da te. Io credo che discutere ancora Angelo, della siamo all'inizio ottobre, ci vogliamo portare appresso fino a gennaio questa discussione sulla Coppa d'Africa? No, perché io già non ce la faccio più, cioè, non posso pensare che per altri tre mesi continueremo a parlare di Coppa d'Africa. Cioè, questo è un problema, non un problema fondamentalmente, perché non si può che non si fa più. No, perché ci stiamo facendo la testa prima di essercela rotta. Cioè, ogni due anni si gioca la Coppa d'Africa, se non sbaglio, e c'è sempre questo problema quando si gioca la Coppa d'Africa, si sa dal principio. Quindi il Napoli ci ha messo anche il suo carico, perché è andato a prendere Anguissa, quindi aveva Osimhen, aveva Koulibaly, ci ha messo Anguissa, quindi penso che è un problema che ci stiamo ponendo solo noi che siamo all'esterno. Io credo che il Napoli non se lo stia ponendo, perché ha una profondità di rosa, forse solamente il Milan e l'Inter ce l'hanno allo stesso livello, e con questa rosa può sopperire tranquillamente alle mancanze. Certo, si tratterà di cambiare il sistema di gioco, perché la velocità di Osimhen non è la velocità di Mertens, però stiamo parlando di una squadra che, se vuole vincere il campionato, non si può permettere di aver paura di perdere tre giocatori così importanti, per carità, ma perché c'è la Coppa d'Africa. Quindi io credo che facciamo meglio a non parlarne più,
vediamo come va il campionato e poi a gennaio vedrete che il Napoli saprà quello che deve fare, se sta ancora lì in testa. La vogliamo prendere un po' più soft, D'Angelo, nel senso, questa domanda la giriamo in un altro modo. C'è il grande recupero che sta facendo lo staff di Spalletti di tutti gli infortunati. Fra poco potremo trovarci con una rosa, una rosa completa, con Demmelo, Bocca, quindi questo è un vantaggio in proiezione futura. Assolutamente. Vai Roberto. Vai Angelo. Volgo subito la domanda a Claudio, sono molto curiosa. Claudio, il Napoli, come dice, mancherà la spina dorsale, mettiamo le stambelle. Roberta, io questa sera ho aumentato la quota rosa. È proprio rosa shocking, nel senso che sono tre belli figlioli, tre belli guaglioni, vogliamo far parlare su tre belli guaglioni. Va bene, facciamo parlare allora. Poco. Vabbè, ma abbiamo fatto prima la domanda a Claudio e quindi da poi Claudio è breve, non si dilunga troppo. Claudio, il Napoli in questo momento, la rosa del Napoli è strutturata bene, i rientri saranno determinanti per il Napoli, perché comunque considerando che noi non abbiamo venduto nessuno, alla fine insomma ci ritroviamo una bella squadra strutturata, ben strutturata, e a gennaio possiamo tranquillamente, come dice Angelo, stare sereni, come lo è del resto della società. Tam quieta. Bravo, ok. Lo avete detto prima, c'è uno staff incredibile, sia gli infortunati che ci sono cronici, aggiungiamo il recupero mentale del signor Manolas, noi non avremo problemi, perché il recupero mentale del sostituto di Koulibaly sarà fondamentale. Senza contare che al posto di Unas c'è Lozano e Politano, senza contare che al posto di Osimhen ci sta Petagna e Mertens, senza contare che al posto di Anguissa ci sta comunque un certo signor Lobotka e Demme, che possono comunque giocare. Noi potremmo gestire, io ricordo ancora la parola, gestire i punti che faremo adesso, e ha ragione Angelo quando dice non preoccupiamoci adesso, al momento se c'è una preoccupazione la si risolve, bisogna recuperare tutto. Benissimo Pina, il Napoli è in grado di gestire questo vantaggio e di gestire questa rosa ottimizzando tutte le prestazioni di tutti quanti? Ma io penso che può essere un circuito sfido quando è in corsa e quando sente malissimo. Mi sentite? Ho detto io, ho il tiro di Ciro Mette male. Ciro Mette del cuore, ok. Allora Pina Francesca, dice che nel momento in cui ci sarà Mertens non ci saranno problemi di sostituzioni, perché lui è un'altra, diciamo, un altro capitano nel campo. Come fanno presa i giocatori del Napoli nel cuore delle nostre quote rosa, perché Mertens è nel cuore di Pina Libretto, ma signori. No, nel cuore di Pina adesso c'è Anguissa. Aspetta, però signori, però io vi devo dire che pensavo a Francesca Aiello contro la Fiorentina, perché giocava un certo Caeon che lei aveva nel cuore. Cuore, quando vedendolo con la maglia viola, a me dopo nonostante passato tanto tempo, a me non mi piace quando è esultato dopo che ha segnato la Fiorentina, ma fa pure innervosire, ma non si esulta, non si deve, io non l'ho visto esultare, non ci ho fatto, sì, no. L'abbracciava, è andato, ma come si è permesso, io pensavo alla tua gelosia, no, scherzi a parte, cosa ne pensi, Francesca? Della Coppa d'Africa?
No, noi non la pensiamo proprio la Coppa d'Africa. Che allora, è la Coppa del Nonno. No, allora sono d'accordo. Allora, purtroppo Pina non sono riuscita a sentire bene che cosa ha detto, quindi perdonami. Mertens. Ok. Ah, c'è Mertens, stiamo a posto, non teniamo più problemi. Ecco, ci può stare. E io le abbiamo. La leggo nel pensiero. Esatto. Però sono d'accordo con quello che hanno detto Angelo e Claudio, nel senso che tanto si sa da quando è iniziato il campionato che c'è la Coppa d'Africa, quindi spero che uno Spalletti, allenatore com'è, già ha capito il piano B, il piano C. Ho dei dubbi sulla soluzione mentale di Manolas, perché quel giocatore per me sono delle volte che è veramente stupido, ragazzi, questo giocatore fa degli errori che porca miseria, ma neanche nella scuola calcio. Poi magari Francesca, fidati di Spalletti, perché Manolas era il pupillo di Spalletti a Roma. Esatto. E lo sta tenendo fuori non tanto perché sta giocando male, ma perché lui voleva tornare ad Atene. Bravo. Per la testa. Sta lavorando sulla testa, gli sta facendo ritornare le motivazioni. Quindi l'ha messo fuori, ha detto: adesso tu stai un attimo da parte, faccio giocare Rachmani, che guarda caso sta anche segnando. E vedrai come scatta la molla a Manolas. Bravo, perfetto. Sì, infatti noi ci siamo dimenticati che Manolas aveva la testa in Grecia, assolutamente. È verissimo. Voleva tornare ad Atene, aveva la testa da altre parti, quindi questo ce lo siamo dimenticati pure. Vai a Francesca. Antonello, quindi secondo te, Antonello, secondo te Spalletti è organizzato, non è uno sprovveduto? Si è organizzato tutto questo ambaradam. L'incipit iniziale mio, no? L'ho paragonato a Gaudì, della Sagrada Famiglia a Barcellona, che prima di finire la chiesa ci ha messo Gigione. Ci ha messo qual è? Così, un artista. Ci ha messo 40 anni per studiare il progetto e poi l'ha finito. Ovvio che il tempo non è lo stesso, ma Spalletti da gennaio in poi si è studiato tutto. Dopo due anni di quel ritiro a Certaldo nella sua maggioranza, è andato a studiarsi un po' quello che succedeva intorno nel frattempo, è andato avanti nei suoi studi, ha avuto l'occasione col Napoli, è un uomo maturo, ha 62 anni, ha studiato tutto per filo e per segno per quello che dovrebbe essere anche il periodo della Coppa d'Africa, perché sa benissimo che questo è il materiale a disposizione e sa anche bene che questo è un anno in cui, venendo meno la Juve, non essendo ancora performato l'Inter che ha cambiato allenatore, il Milan è sempre una squadra che sembra incompiuta, anche se fa sempre un buon girone d'andata ed è anche in questo momento una bella squadra da vedere, è l'occasione della sua vita. Io penso che un allenatore che ti dice basta, da oggi in poi non piangiamoci più addosso, è un po' richiama alla maturità, anche quella che mi ricorda Bianchi del 1987, che mi dava la maturità al popolo napoletano che è pronto per vincere lo scudetto. Io penso che questo possa essere l'anno buono. Perfetto, uomini forti, destini forti. Forse, brava. Gigione. Possiamo far dire a Gigione una parola, se non riesci... Tre parole, Gigione. Lo puoi scrivere pure su un foglio, però non o si blocca voce, o si blocca lui personalmente. Perché lui è come la Sfinge in questo momento, quindi c'è tutta una... Gigione, mi fai preoccupare con questo... Ma non manda neanche... Secondo me senti, quando si sveglia me lo salutate, vi saluto tutti, devo andare Vincenzo, ma quando si sveglia me lo salutate, quando inizia la Coppa d'Africa te lo salutiamo. Ciao Vincenzo. Allora Vincenzo, siamo arrivati alla conclusione di questa serata bellissima. Non siamo arrivati alla conclusione perché e li abbiamo sequestrati i nostri ospiti. Se li sequestro, ecco, se ne è andato Gigione è andato via. Cioè, ha sentito i saluti e è finita la trasmissione. Allora, io volevo svegliarlo, volevo fare in modo che si potesse svegliare, però facciamo così, siamo
Ancora 5 minuti ce l'abbiamo, per cui arriviamo a 2 ore, doveva essere un'ora, sì, siamo arrivati a 2 ore. Non ti preoccupare, ti pago gli straordinari. No, basta che mi paghi con i gol del Napoli. Tu pensa che io Napoli-Torino, voglio dire questa cosa, Pina lo sa, Napoli-Torino, che ho deciso di non abbandonare lo stadio, vado a vedere la partita e come vengono due tifosi dell'Inter. E poi mi dici che io ho messo il manifesto dell'Inter, bravo. Perciò ti dico, io vedo Inter dappertutto ormai, cioè sei una persecuzione. Allora, cori razzisti. No. Allora, cori razzisti. Al termine di Fiorentina-Napoli, allo stadio Franchi di Firenze, ai danni di Osimhen, Anguissa e soprattutto Koulibaly, ci sono stati questi ori. Il difensore del Napoli, impegnato in un'intervista del post-gara, è stato insultato da alcuni tifosi degli spalti, da dove è partito un sei una scimmia. Allora, lui, sappiamo i risvolti, sappiamo qual è, che cosa ha detto, come ha risposto Koulibaly, cioè ha risposto alla napoletana Koulibaly, che scendi giù e vedi che... Me la dico in faccia. Però questo problema sta diventando un problema serio, tra virgolette. È vero che sono solo pochi in pochi, però... dai pochi, cioè, fa parte di una, non è tutta chiaramente, non è tutta una città coinvolta, non è tutta una tifoseria coinvolta, perché bisogna fare un distinguo. Sicuramente i fiorentini sono un popolo meraviglioso, entrano nella storia italica per tanti e tanti motivi, per cui Pina non è d'accordo. Questa sottocultura strisciante è un po' la puzzetta sotto il naso. Questa sottocultura strisciante è una cosa preoccupante. Secondo me, io una piccola idea ce l'ho. Io ho cominciato a insegnare a Milano e a Bergamo, i due posti clou del razzismo, e nella scuola ho visto pure come si insegnava la storia, ho visto pure come molti miei colleghi si lamentavano di come veniva abbiamo trattato. Angelo è meridionalista, cioè stiamo parlando di Roberta, all'epoca non c'era Angelo Forgione, per fortuna c'è Angelo oggi. No, ma se ci fosse stato, io me lo sarei portato a Bergamo, avrei proposto al preside dei temi su questi. Ma secondo me Angelo dovrebbe andare nelle scuole elementari a fare. Perché manca. Non in Italia, in Italia non c'è. Devi farlo conseguentemente. Non c'è cultura nel sociale, nella storia, nelle aggregazioni, non c'è cultura di nessun genere, e sono tanti popoli divisi tra di loro. Allora, la scuola e anche le famiglie in molte circostanze, che dovrebbero esercitare un ruolo fondamentale, non lo esercitano. Non conoscere la storia porta a questi porta a considerare il meridionale un essere inferiore. Non conoscere la storia porta allo stesso tempo come il nero, quello di colore. Come il nero, dico, io ho detto il meridionale, perché il razzismo nello sport, negli stadi, napoletani e i burazzisti, esatto, uguali. Vabbè, io ho voluto semplificare perché avrei potuto portare anche altri esempi. Non conoscere la storia significa che un ragazzo si sveglia, vede un diverso e lo deve un diverso, non conosce la storia che c'è dietro, una situazione diversa, per cui lo odia, chissà perché odia questo aspetto qui. Quindi, secondo il mio modestissimo parere, i responsabili sono scuola e famiglie, che mancano, cioè, poi tra l'altro queste famiglie derivano da una frequentazione scolastica di quando io facevo l'insegnante. Quindi vorrei in primis vedere Angelo che cosa ne pensa. È tornato di giorno. Aspetta, cioè, si muove. Mi sentite? No, ti sentiamo, ti muovi, sei rinato, Ciccio, sei rinato. È vivo. Sì, io ho capito, sei andato nella clinica di Sorrento a fare una revisione immediatamente. Ecco, bravo. Ti è tornato, parola. Ecco, ho parlato, non si sente più Ciccio. Non si sente più Ciccio. Vai Angelo! Vai Angelo, vai.
Ma ragazzi, il problema del razzismo è un problema serio, ma è un problema di difficile soluzione, perché è incancrenito in questo paese. Noi abbiamo, non dimentichiamo che siamo il paese che nell'Ottocento ha vissuto una fase molto acuta. Il positivismo dell'Ottocento è l'origine di tutti i problemi. Sento qualcosa? Diamogli tempo di fare il sindaco, al di là del colore della squadra. Per quanto riguarda la Coppa d'Africa, prima... cioè, sta parlando da mezz'ora fa. No, perché Claudio parlava prima della questione De Laurentiis. Sì, però stavo parlando di altre cose. È passato un'ora nel frattempo. A gamba tesa, fantastico. A gamba tesa, tu ci fai sicuro. Ciccio, ci mandiamo la Juve. In Africa ci mandiamo la Juve, ragazzi. E al posto di... Vabbè, la prossima puntata sentiremo a centrocampo e Pina Libretto a posto di Osimhen. Così sicuramente siamo fortissimi. Vabbè, dopo che Ciccione, che è stato pienamente in tema per quanto riguarda la discussione, non so che sta dicendo. Vai, Angelo. Stavo dicendo che è un problema radicato nel nostro paese, purtroppo ne subiamo le conseguenze ancora oggi, ma è una questione di ignoranza totale, perché se prima era una scienza il nostro razzismo, un razzismo positivista che vedeva i neri e i meridionali, non dobbiamo dimenticare mai perché si odiano i neri e i meridionali, perché fondamentalmente chi è razzista ha un processo mentale di timore, non conoscenza. Ma soprattutto ha il timore che le condizioni sociali delle persone che ha di fronte, cioè i neri e i meridionali, che sono oggettivamente condizioni sociali inferiori per determinati motivi, e allora quelle persone possono essere, foriere di identiche condizioni sociali anche nel loro territorio. Cioè il meridionale porta la povertà al nord, il nero porta la povertà in Italia, l'indigenza e quant'altro. Quindi è un concetto di ignoranza totale, ma è anche un concetto di insicurezza di chi in qualche modo vive una condizione sociale migliore. Purtroppo abbiamo vissuto questa fase nell'Ottocento, nel Novecento si è anche acuita, perché siamo stati il paese che ha colonizzato l'Africa, e quindi con il fascismo abbiamo fatto ulteriori danni, quindi i neri erano visti in maniera molto molto particolare, e nel dopoguerra non si è combattuta questa battaglia sociale, si fa finta di combatterla, ma nelle scuole non c'è una sensibilizzazione. Poi è chiaro, gli stati, non possiamo pretendere che negli stati ci vada la gente erudita, dotta, tutti quanti. Probabilmente ci va Pina che è erudita, ci va Roberta che è erudita, ci va Francesca, ci andate voi, ma un ignorante come me fondamentalmente non riesce a capire. Vabbè, ci chiamate ignoranti, ve l'ho detto. No, per carità. Allora non io, scusami, ho fatto un brutto paragone. Angelo, perdonami, tutto questo che tu hai detto giustissimo deriva, ripeto, secondo me, anche da non conoscere, la non conoscenza, il non studio porta alla paura. Cioè il non conoscere, il non analizzare un processo storico, il non analizzare ti porta a non saperlo, non sapere nulla e avere paura incoscientemente, inconsciamente. Appunto, Francesca ha alzato la mano, cosa volevi dire? Sì, perché mi avete fatto venire in mente un aneddoto, passatemi il termine, di quanto mi è successo a scuola. Io da buona sono napoletana, ma sono da un po' di anni che sono fuori Napoli e ho fatto le superiori a Forlì. E in quell'anno lì stavamo parlando di questo aspetto del razzismo e come anche quanto è accaduto in Ruanda. Sta di fatto che il professore disse: mi raccomando ragazzi, preparatevi un tema, un argomento per quanto riguarda appunto questi genocidi e tutte queste brutte vicissitudini. Io, da buona napoletana, è parlare ai bilanti. Fessi il tema
su Fenestrelle. Brava. E un tema, ragazzi, c'era veramente, cioè, venne fuori veramente una cosa bellissima, cioè scrissima, studiai, presi appunti, documenti, andai ovunque. Ma di fatto che presentai il tema al professore, il professore mi diede 3 perché disse che avevo detto il falso. E io gli dissi quello che volevo dire anch'io. Scusi prof, con tutto il rispetto, questo era veramente molto bravo, però su questi aspetti qua, soprattutto dal 1861 in poi, il professore era catechizzato. Io che sono molto su questo aspetto qui invece, gli dissi prof, guardi, se io le porto anche le fonti in cui ho preso spunto per fare il tema, ne possiamo parlare? E lui disse va bene, quindi almeno mi aveva lasciato una finestra aperta. Gli portai tutto, ma erano documentari, video anche suoi, di Angelo, cose prese in biblioteca. Comunque gli portai un alloppo di roba. Lui ci mise, vi giuro, ma penso 2 minuti, li sfogliò, disse: Francesca, io continuo a darti 3, lo rifiuti? Ce lo vuoi rifare il tema oppure ti prendi 3? No, mi dia 3. Bravo. Quindi per dire, mamma mia. Bravissima, bravissima. Poi dopo in privato gli dai il numero di telefono ad Angelo di questo professore. Sì, ma anche per scusarmi per Francesca, perché mi spiace, ma c'è essere stato corresponsabile di questo trip, perché la colpa in qualche modo è anche mia. Guarda, non ho mai preso 3 in vita mia, fu il primo trip che ho preso, ma è stato il 3 più amato del mondo, perché brava, brava. Però io non ti capisco, Francesca, tu che sei figlia di un napoletano e sei napoletana dentro, lo sai che a scuola c'erano le sedie e i banchi? Era di papà, era all'università, Claudio, non poteva farlo. Va bene, sta apposta. Infatti, vedi, ho fatto anche l'università, quindi è andato bene in percorso. Un'altra cosa, giusto poi come aneddoto, visto che ci siamo, visto che ho messo in mezzo l'università, dato che abbiamo detto che meridionali e africani vengono visti nello stesso modo, io dopo aver fatto test d'ammissione in 3 città diverse, in modo tale da avere comunque, che se in una non fossi entrata, cioè avevo avuto il piano B e il piano C, ringraziando il Dio ero entrata in tutte e 3, quindi alla fine ho dovuto scegliere. Dopo che ho scelto, uno dei ragazzi dell'università mi ha detto: scusa, sei napoletana? Quindi sei venuto qui a rubarci il posto all'università? Ho detto: ragazzi, questa è bellissima! Ho detto: ragazzi, ho fatto un test d'ammissione, però è rimasta che si rubava il lavoro, invece adesso è addirittura il posto all'università. Quindi... ce ne dico. Poi, allora, gli potevi dire che l'ha lasciato libero pari. A Napoli, però. Roberto, Francesco, siamo pari. Abbiamo fatto allora il lavoro, tu napoletano che vieni a rubare il lavoro qui da noi, me l'hanno detto a me. A te danno diritto all'università, a me un lavoro. Perché sì, l'università non l'avevo mai sentita, però. Anche il vicepresidente, dopo 2 giorni, mi fermò a Bergamo nelle scale. Dice, vero, guardava i primi 2 giorni, mi ha guardato il cagliesco sempre, mi ha fermato e gli dice: vieni qua, scusami, ma perché sei venuto a rubare il lavoro a noi, ai bergamaschi qui al nord? E poi perché siete venuti a rubarci tutto quello che avevamo nel regno delle Sicilie prima? Io i primi tempi li ho passati ho insegnato a Bergamo, ho vissuto un anno e mezzo, ho conosciuto davvero che cosa significa razzismo, ma nel vero senso. Lo so. Io quando sono arrivato a Bergamo alla Totò, con le valigie di cartone, con le valigie eccetera, pian pianino sono andato in un bar, pian pianino, e mi sono riproposto, ho detto: devo sillabare bene le parole, perché se capiscono che io sono napoletano, io volevo chiedere una pensione, una casa alla vicina, se capiscono mi cacciano a calci nel sedere. Allora sono entrato sillabando bene: buongiorno, e dice: per caso c'è Pina? Ride perché appena ho finito di parlare, io pensavo chissà se ha capito, mi dispiace, per lei sarà molto difficile.
credetemi, testuali parole. Pina si sarebbe presentata, Pina si sarebbe presentata con un Juve merda e basta. Quindi e le mie, si aprono le porte del paradiso. Le mie passeggiate erano posto dove dormivo, eccetera, stazione centrale, e studiavo molto gli orari per Napoli dei treni. Quindi però vabbè, ritornando al razzismo, quando è che vedremo? Aspetta, anzi. Veloce, Vincenzo, sai che tu vivi in quella che è detta la città dei mille, no? Dei mille erano quasi tutti lombardi, moltissimi venivano da Bergamo, i garibaldini. Sì, sì, e per agganciarci al discorso calcio, sai che io ho visto i nomi e cognomi dei garibaldini, sai che c'erano molti mazzoleni tra di loro? Bravo. Boh, questo sarà un nuovo...